Hey guys, hope you're doing great. Mm-hmm. My name is Karen. And I'm Mano. And if you're new to our YouTube channel, yeah, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Mm-hmm. Okay, so today we're back with another video. This video was really recommended by you all in our conversation. We did this video. Yep. We reacted on it the last time. Yeah. The song's called Spring Day. Yeah, we saw what you guys said, mm-hmm, and really appreciate that you made us aware of the situation. So today you're going to watch what you still the video. Yeah, the explanation about the Spring Day. Spring Day. We would like to know what is the what it means. Yeah. What were you guys trying to tell us? Yeah. And it is about the Italian army, as you suggested. Oggi hanno liberato insieme il leader della canzone Spring Day di BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo packaging Wings in America. Se fate attenzione potete notare che il logo dell'album sia composto da quattro nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche nelle immagini di WhatsApp, può avere vari significati, ma per lo più è associato al colore che attende il ritorno di Wings. Usati per esprimere sostegno a favore di cause più conosciute. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Seoul, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 308 persone, la maggior parte delle quali studenti in città scolastica. E si hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave dalla guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connesse al mondo di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Qui si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da tutti anni, ma sono anche un giorno di orecchie sulle rotaie per sentire se il treno sta arrivando. Se ascoltiamo bene però, segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici della vittima, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i precari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta, lungo e ascoltata, di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi umani dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono «Mi mancate», mentre viene inquadrato il mare a ginocchia e osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono ornamentati vestiti di rossa. La scena fa quindi riferimento ai monumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli con le scarpe completate lasciate sul mare come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena della lavanderia. Jimin si tiene accanto alle scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli blu delle lavatrici ricordano quelli di una nave. Quindi anche le lavatrici e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano come un genio, proprio come accade al suo luogo. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai messaggeri di Seoul e che fu una delle cause principali della vittima. Sarebbe bastato saltare il mare per salvarsi. Solo in questi luoghi in cui vengono inquadrati da vicino sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Seoul è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'uomo vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Jimmy inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire queste e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Seoul fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza.
di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave, però il finestrino per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. Intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzatura per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicurante notizie false. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la guardia costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato l'operazione di recupero di volontari esperti. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa di inspiegabile mancanza di attenzione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9.35. Tra le 9.30 e le 9.45 le apparecchiature di comunicazione del Sewol smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga, seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Christian Murtaski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento a un naufragio del Sewol, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrano il aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You Never Walk Alone è una canzone di scena di musical di Broadway che si chiama appunto Carosello e viene eseguita in due momenti per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita. E questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto. Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Sewol, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro, e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Sewol hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come nella mia del Sewol sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video, credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. J.K. sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano.
Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto si può leggere in avvistamento della nave, Jackie incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo J.K. e Rock Master che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri di Sea World, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti, che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo, dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto J.K. si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Sequoia, che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche, e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti al monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere. Di sopra un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui, vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pagata come la neve, riducendo anche al ricordo dei dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Gino che Bill li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Melas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Melas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che vive di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali, i più ricchi in gli anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, questo organizza una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno a prendere un possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Melas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto. Il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Sea World. Responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti, furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la PPT e il BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo alle sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio.
Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali, e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nei video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seoul. Le luci rappresentano la speranza nel futuro della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro posizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper, al posto di sfidarsi tra loro, hanno attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Seoul. Le parole di questo pezzo non mi ricordano un po' il testo di Spring Day? Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una Società Più Sicura, creata dalle famiglie coinvolte nella tragedia di Seoul. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rap Master ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 자꾸 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그래도 그런 게 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 그런 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di B simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo. Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rap Master ha risposto: siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Seoul, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato, potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rap Master ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo alle ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica. To heal and move from that, because it's the only way. But, wow.
really sad. It's a messy thing to even be. I'm out of words, but thank you guys for recommending this. We need to understand it in real depth. But this whole song, now we understand everything. Thank you guys so much. Thank you. Please don't forget to subscribe, like, comment, share, tell us more. If there's anything related to this, maybe we have missed out, let us know. Well, hope to see you in our next video. Bye.